può nascondere, tra... non cominci che mi ride in faccia, no, un esperimento che può nascondere qualcosa di particolare. Perché dopo 15 anni vissuti insieme... noi... Diciamo che chiama esperimento, sembra un esperimento genetico, capito, sul... No, nel senso che la gente la conosce in un certo modo, però lei ha più facce, come tutti noi, è un prisma. Beh, speriamo che non me lascia mia moglie, ecco, dopo questa intervista. Certo, un'intervista fotografica col maestro Laurenti, lo dico anche a lei, anche perché, anche se sono tante puntate che ha già fatto Al senso della vita, evidentemente non ha capito che cos'è. L'intervista fotografica sono delle immagini, sì, noi sì. Vediamo le suggestioni che le regala e l'ascoltiamo con piacere. Sì, beh, io non so, guarda, io per l'occasione ho 40 vocaboli, me li sparo tutti. E non se ne parla più. Ok, cominciamo, prego. Scusate, c'è una bronchina. Questo sono io quando ero piccolo, no? Cioè, cantavo come un cane, poi ho migliorato, no? No, però è grazie a un cane che io, per esempio, ho cominciato a cantare, cioè, sembra assurdo, no? Però in realtà quando ero piccolo, mia madre comprò un cocherino dei 40 giorni e purtroppo sto cocherino, essendo un animale, no? Vabbè, comunque qualsiasi essere umano, no? Cioè mangia, poi dopo va de corpo, no? E a quell'epoca avevamo la moghetta a casa e allora chiaramente ancora non era educato a far sì che i suoi bisogni li facesse dentro la cosa, dentro la ciotola, insomma, dentro la, come si chiama? La cassetta. Ah, tu non parli per contratto oppure no? No, io ascolto, ero incuriosito da sapere dove la facesse il cocherino. Siccome non eravamo ancora abituato, quindi la moquette te può immaginare che... Certo. Beh, ecco, era color ambra e vabbè, comunque sì. E quindi era una cosa inentrabile la casa, cioè non ci potevi entrare, no? Allora che ha fatto? Siccome io quella settimana in cui lui era venuto a casa mia, io c'avevo una settimana bianca, quindi ero andato in montagna. Allora mia madre ha sperimentato sto cucherino dentro casa, però ha visto che non era possibile tenere l'animaletto dentro casa per vari motivi, insomma, allora che ha fatto? Ha ridato, chiaramente il cagnolino l'ha ridato al negozio e per non farmi rimanere male, come se avesse levato qualcosa, mi ha comprato un pianoforte. Tu dici, che c'entra? Non lo so manco io che c'entra, però ha comprato questo pianoforte. E io da quel giorno in cui è entrato il pianoforte dentro casa, io mi sono messo al pianoforte e ho cominciato a suonare, senza sapere la musica, cioè senza... Sì, lei è autodidatta. Vada a orecchio, è come se ce l'avessi dentro, capito, la musica, perché io la musica dentro, i motivi, invece mi suonano dentro. E allora li faccio, ma non so che sto facendo, capito? E grazie al pianoforte l'ho capito, perché a suonare cane non l'avrei mai capito. Certo, no? Cioè, certo. Arriva fuori il medesimo latrato. Sì. Prego. Un libro di storia. Beh, può essere di storia? Penso di sì. A me mi sembra, sì, può essere tutto. Comunque è un libro, ci può essere la storia, cioè, mi pare un libro antico. Il libro, io sono drogato di libri, cioè nel senso che penso che la migliore droga in assoluto, piuttosto che queste sozzerie che gli danno ai ragazzi e che se prendono, non sapendo che se bruciano, veramente la magia, cioè la magia non sta fuori di noi, no? La magia sta dentro di noi e la droga assolutamente più pura che c'è nella vita è la vita stessa. E quindi quale migliore oppio, no, della conoscenza, che non è quella che invece ti adombra o ti nasconde le cose, ma è quell'andare oltre noi stessi, noi, metanoi, si dice, vuol dire guardarsi dentro, cioè il viaggio più bello che uno può fare non è più all'aereo al di fuori di noi, è tuffarsi dentro. Penso che la ricerca più bella sia autodidatta, perché la non ufficialità mi fa capire che la cosa ufficiale è vera o no. Io c'ho modo di capire se quella cosa che tu mi stai dicendo è vera, se esco dal software come Matrix, no? Cioè devo uscire fuori dalla porta per rientrare nel mondo sapendo che non sei di questo mondo, cioè nel senso che stai di qua e di là, ma voglio stare più di là che di qua, perché stando di là capisco se tu che stai qua mi stai a piangiro. No? E allora
Allora lei rifugge la storia perché dice... Non rifuggo la storia, io non rifuggo nulla, ma non do per scontato niente e non credo a niente, ecco perché sono molto credente io. Cioè il vero credente è quello che non si ferma di fronte al dogma. Il bambino quando gli dici non mette le mani nella corrente, no? E il bambino dice ma perché non metto le mani nella corrente? Però ho capito perché non si deve mettere la mano nella corrente, no? Perché bisogna essere testimoni. Se tu vai a vedere, questa è una delle 40 parole che ho, no? Testimone, che vuol dire? Vuol dire test, vuol dire scrittura. Mone è monos, cioè la scrittura dell'uno. Cioè è grazie alla nostra esperienza e non c'è nessuno al di fuori di noi può dire che cosa io sento. Voi mi potete dire che cosa è giusto pensare? No, prima del pensare c'è un sentire e chi sente se non me? No, non puoi tu sentire le emozioni che stanno in una persona, cioè ecco perché lo Stato, le regole, le leggi sono fatte da un ente, no? che è al di fuori di te e che vuole controllare le tue emozioni senza conoscerle. Io non ho bisogno di essere controllato nei miei pensieri, lasciatemi come un bambino sperimentare quello che sento, perché l'80 o il 90% delle volte che tu senti non si sposa mai con quello che pensi. Quando, la frase di Gesù, quando dei due farete uno, ma che vuol dire? Perché io quando dico una preghiera, io voglio sapere che sto a pregare. Cioè, Padre nostro che sei nei cieli, non è nei cieli. Se tu vai in aramaico a vedere Padre nostro che sei nei cieli, che tra l'altro vuol dire cielo, vuol dire nascondere, celare, invece è Padre nostro che sei ovunque. Lo vedi quanto è distante la cosa? Se tu mi metti il Padre Eterno che sta al di fuori di noi, vuol dire che è una cosa che non lo vedrai mai, sta di là, fammi viaggiare fuori, quando in realtà il viaggio è dentro, è al contrario. E allora il Padre nostro che sei ovunque vuol dire che sta dappertutto, sta di là, sta di qua, sta nel fiore, sta nella pietra. Io so quel Dio, non ci può essere un racconto di Dio se tu non sperimenti l'essere Dio. Non so se mi sono spiegato. Perfettamente. E non so io solo, tutti noi siamo frammenti dell'uno sparsi, è come la storia del pollicino, no? Diciamo che c'entra Pollicino, le favole ci hanno sempre nascosto il mito. Il mito non è leggenda per chi non ci crede, ma il mito è verità, perché è sempre la storia della luce che ti viene raccontata attraverso i film, capito? Attraverso i film che tu pensi che sia fantascienza, in realtà la bevi come una fanta, ma è scienza. Allora quello, sì, è molto frizzante, no, ma che davvero, ma che è così? Certo che è così, per l'ignorante pensi che è fantascienza, ma per quello che sta, va a vedere, tu che sei, a te ti piacciono, ma chi ha scritto questo, chi è lo scenografo, che tu sai tutto, ecco, se vai a vedere chi ha scritto le favole, chi ha scritto tutti i film di fantascienza, ci avevano due, come si dice così, e sempre associati con persone di fisica, perché ti raccontano un mondo quantico, ovvero una realtà che è immutabile, senza tempo, acronima, come si dice, guarda che bella figura che sto a fare, acronima, no? Acronima. Acronima, senza tempo, atemporale. Beh, boh, adesso non mettere di opea, non mettere senza difficoltà. Tempo è atemporale, mi dice acronima. Che vuol dire acronima? Eh? No, acronima. L'acronimo è un tempo vabbè, atemporale è uguale, mi va bene lo stesso, non è che stiamo qui a discutere. Però capito, Ho capito. Mi sono impallato. No, prego.